Dopo le Final Eight di basket svoltesi a febbraio, Pesaro si prepara ad ospitare anche la Next Gen Cup per il mese di maggio. Il torneo, che si disputerà alla Vitrifrigo Arena, coinvolgerà dal 5 al 7 maggio le formazioni Under 19 dei club di Serie A. La Next Gen è il nostro campionato Under 19 che come Lega Basket oramai da 4 stagioni abbiamo voluto creare proprio per dare risalto ai settori giovanili delle nostre squadre. Si sfideranno 16 compagini in 4 gironi da 4 squadre, 5, 6 e 7 saranno 24 partite per poi qualificare le 4 squadre vincitrici dei 4 gironi alla Final Four. Final Four che si disputeranno? Si disputeranno probabilmente il weekend successivo, stiamo definendo la location, sarà annunciata nei prossimi giorni, ma per noi è già un grandissimo orgoglio, dopo 2 anni di grande sacrificio per il settore giovanile, riproporre una competizione come questa. E noi puntiamo sia al settore assoluto con i nostri atleti di vertice, ma anche al settore giovanile. Infatti, mi auguro che la città possa rispondere e venire a tifare a tutti i ragazzi, tutte le squadre, tutte e 16 le compagini. Stiamo parlando di biglietti di livello economico abbordabile per tutti, sono 5 euro per una giornata dove si possono seguire 8 partite o 10 euro per tutta la manifestazione, quindi poter seguire 24 partite. È una grande opportunità che la Lega ci dà con Next Gen, i giovani migliori saranno qua e chi li vorrà vedere giocare dovrà venire a Pesaro, quindi è una grande occasione di sport, ma anche una grande occasione di visibilità per la nostra città. Del resto il rapporto con la Lega è un rapporto profondo, ha portato 2 volte le Final Eight a Pesaro e vogliamo continuare in questa direzione, così come vogliamo rafforzare ulteriormente il rapporto con la Federazione di Basket e siamo molto orgogliosi che il presidente Petrucci abbia accolto tra le tantissime richieste che gli sono arrivate da tutta Italia la proposta di Pesaro di rafforzare ciò che diventerà Casa VL, cioè l'impianto intorno alla piscina di Via Togliatti, facendolo diventare anche un centro, un punto federale per il basket. Incrociamo le dita perché se davvero questo progetto verrà approvato dal Ministero dello Sport potremo fare un ulteriore passo in avanti anche in termini di impianti e questo sta alla base di qualsiasi investimento sul futuro e sui giovani.